Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi andremo a fare un unboxing molto particolare, perché Mario Kart Live Home Circuit è forse una delle proposte più atipiche di Nintendo dai tempi di Labo. In questo video quindi vorrei mostrarvi cosa contiene un set del gioco acquistabile per circa un centinaio di euro e fare un primo avvio del software per farvi capire come funziona e se si tratta di un prodotto che può rientrare nella vostra sfera di interesse. Per una recensione più approfondita vi invito a recuperare l'articolo che ho scritto per EveryEye, ma come al solito, nel caso aveste bisogno di ulteriori chiarimenti, sarò felicissimo di rispondere alle vostre domande qui sotto nei commenti. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Ed eccoci quindi all'unboxing di Mario Kart Live Home Circuit, lo spin-off di Mario Kart che ci promette di portare l'esperienza tipica della serie all'interno della nostra abitazione tramite l'utilizzo della realtà aumentata. La scatola è bella grossa, come potete vedere questo qua è il Mario Set, ovvero è la confezione che include il kart di Mario, ne esiste un'altra che è quella di Luigi, ma sostanzialmente si differenziano soltanto per motivi estetici. I due kart e le funzionalità del gioco sono esattamente le stesse. La scatola presenta un po' di foto rappresentative sui lati, fa anche vedere cosa è incluso all'interno della confezione, ovvero il kart, quattro porte per segnare il tracciato e anche due segnaletiche stradali per indicare le curve, che però sono opzionali, mentre le porte per il tracciato sono necessarie per fare il percorso della gara. C'è anche un cavetto USB-C per ricaricare il kart, mentre il software di gioco si scarica dall'eShop, quindi non avremo nessuna schedina di gioco all'interno, mentre sul retro sono spiegati brevemente tutti i passaggi e, come andremo a vedere, è un'esperienza che ripromette di essere molto immediata e facile da settare. Sostanzialmente si utilizza la Switch per controllare da remoto il kart, bisogna prima utilizzare le porte di cartone per creare il tracciato, disegnarlo con un primo giro di prova e poi gareggiare. Sembra essere tutto molto immediato, andiamo a vedere se effettivamente è così, ma prima vediamo l'interno della confezione, che io ho aperto brevemente per vedere se era tutto a posto, ma questo conterà come un primo unboxing. Come dicevamo, anche qua sono riportate le istruzioni per scaricare il software e caricare il kart tramite USB-C, e andando ad aprire la confezione qui viene ribadito i passaggi necessari per accedere al software di gioco, e all'interno della confezione, come preannunciato, c'è un cavetto USB-C per caricare il kart vero e proprio, che ora andremo ad unboxare per bene. Eccolo qua, super super bellino. Questa è la telecamera che ci consentirà di vivere l'esperienza della realtà aumentata e è molto molto bello da vedere, è plasticoso sì, ma le plastiche sembrano abbastanza robuste, la costruzione ottima e non vedo l'ora di metterlo in moto, esteticamente più che promosso, un oggettino niente niente male. Sono curiosissimo di vedere anche il set di Luigi. E poi ultima cosa presente all'interno della confezione, ma altrettanto necessaria quanto il kart, la segnaletica di cartone per andare a comporre il tracciato e gli indicatori delle curve. Questo ad esempio è il primo cartone che dovremo andare ad aprire e a posizionare. Sono in totale 4. Presenta tra l'altro dei disegni che si rifanno stilisticamente al primo episodio di Mario Kart, apprezzatissimi. Questo è il secondo, con un artwork dedicato a Luigi. Ecco il terzo, con Mario che viene colpito dal boomerang. Il quarto, con i due fratelli che se la combattono. E dietro un po' di coin. C'è altro, sì, come abbiamo detto ci sono i due segnali pensati per indicare le curve. Un tocco in più
non necessario per la creazione del tracciato, ma comunque apprezzabile. Si tratta di costruzioni di cartone molto semplici, niente di che, però un dettaglio apprezzabile, ma come andremo a vedere poi è Nintendo stessa che spinge molto sulla personalizzazione del tracciato, inserendo elementi esterni appartenenti all'arredamento della nostra abitazione. Qui ho appena acceso il kart, che sta cercando probabilmente di essere associato, e direi che a questo punto è il caso di provare il gioco. Come riportato già sulla confezione del set, il primo avvio è semplice e immediato. Dopo aver scaricato gratuitamente il gioco dall'eShop, prima di poter pilotare il kart sarà necessario sincronizzarlo al software tramite scansione di un QR code, un'operazione che ho provato più volte senza mai un problema. Il gioco si può utilizzare sia in portabilità che in modalità docked, ma in queste prime fasi ho utilizzato principalmente la console in modalità fissa per poter acquisire un po' di footage. Dopo aver preso confidenza con i comandi del kart, tra l'altro reattivissimi, bisognerà costruire l'ossatura del tracciato posizionando le quattro porte di cartone in ordine sequenziale. Dopodiché bisognerà effettuare un giro di prova con le ruote sporche di vernice digitale per determinare l'effettiva conformazione del percorso. E infine, niente, sarete già pronti per gareggiare in dei gran premi. Insomma, il setup iniziale è effettivamente semplicissimo, poi starà a voi dare sfogo alla vostra creatività per creare delle piste casalinghe che sappiano mettere a dura prova la vostra abilità al volante. Vi ricordo che se volete un parere più approfondito sul gioco, potete recuperare la mia recensione sulle pagine di Avriai, altrimenti vi aspetto nei commenti per risolvere i vostri dubbi. Prima di salutarci, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Porocart, Michele Circuit, ciao!